Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Allora, che posso raccontarvi? Beh, intanto volevo solo raccontarvi un po' quello che è successo questa mattina come diretta su YouTube. Abbiamo raccontato un po' la storia di qualche vinile. Ve li prendo e ve li faccio vedere. Erano dei vinili molto particolari perché sono andata negli archivi della radio, mi sono sporcata le mani e sono andata a cercare qualcosa di particolare. Allora, uno di questi era questo qua, dei Dire Straits, con delle copertine anche molto molto particolari che però non sono riuscita a passare, come non sono riuscita a passare questo, Cielo duro degli Squallor, non so se qualcuno di voi lo conosce, ma sicuramente sono riuscita a passare invece un gruppo inglese che è ancora attivo, è ancora sulle scene musicali e che insomma ha fatto dei grandi successi e siamo andati a estrapolarne anche uno. Loro sono i Moody Blues. Dopodiché sono andata a ripescare quello che era un album, o meglio un singolo, di un gruppo spagnolo che è stato, tra l'altro, fatto uscire solo per l'Italia ai tempi. Si parla dei Mecano e questo era Figlio della Luna, un brano che io ho amato tantissimo, ancora oggi amo perché è una bella ninna nanna, è una bella storia, anche se poi in realtà, insomma, in alcuni punti è un po' triste, però una bella. È una bella storia. E poi il primo che invece avevo scelto e che non conoscevo è questo album qua, vedete, un po' particolare. È un album di Alice Cooper, è particolare perché una volta alcune copertine erano così, nel senso che le aprivi in questo modo, vedevi all'interno altri disegni, poi le giravi, c'erano altre porte, altre finestre da aprire. E si scoprivano, non lo so, dei testi, delle foto, insomma, molto interessante. Però anche questo è un album molto interessante di Alice Cooper. Come vedete, non è che siano tenuti benissimo perché sono stati usati ormai hanno anni, 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 dicevo, però sicuramente è anche un'occasione per così invogliarvi ad acquistare dei vinili e magari, perché no, farli trovare sotto l'albero. Questo è un po' quello che abbiamo raccontato all'interno dei vinili, però mi piaceva comunicare con voi sul fatto che potremmo avere anche un appuntamento, adesso non so se mensile o quindicinale, magari proprio su YouTube, in cui posso andare nei meandri, negli archivi, andare a cercare qualche vinile che a voi potrebbe interessare e farvelo ascoltare. Così guardiamo la copertina e in più ce l'ascoltiamo. Cosa dovete fare? Beh, sicuramente dovete scrivere qua sotto quale potrebbe essere il brano che vorreste ascoltare. Sperando, incrociando le dita che ci sia naturalmente il vinile, e io, diciamo così, deciderò un giorno che verrà postato in cui fare insieme questo appuntamento. Nel frattempo, che mi rimane da fare? Beh, sicuramente, come vedete al fondo il mio alberello, col mio alberello, augurarvi tantissimi. Tantissimi auguri di buon Natale, felice anno nuovo, che sia sempre gioiosa, che possiate festeggiare al meglio queste feste con i vostri cari, con chi amate, con chi magari sta anche meno bene. Forza e coraggio, 2020 in arrivo, ci porterà solo tantissime belle cose, in più se le faremo insieme, compresa la musica, sarà un anno eccezionale. Un bacio, vi saluto, mi raccomando, scrivete, 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 così io vado alla ricerca e poi chi lo sa, magari nel 2020 vi porterò anche in mezzo agli archivi della radio polverosi. Preparatevi. Ciao!